Grazie. C'è sempre tu. Esatto. E allora ci siamo in diretta qui per la gara ufficiale Veneto e la finale femminile è la gara tra Giulia Bernardelli e Asia Marini, la sfida che aggiudica il primo titolo nella gara appunto ufficiale del Veneto. Insieme a me, tornato dopo l'assenza di prima, Samuele Casotto, che si è perso per dare Messi che alzava la Coppa del Mondo prima. Sì, tanta roba. La Giulia, ricordiamo, giocatrice sempre, tifo a mio favore della Rambla Steel. Invece l'Asia Miro Chicciapolà, giocatrice molto conosciuta, l'Asia Marini, ragazzina che io conosco da tanti anni insieme alla mamma e il papà e Lorenzo, che l'ho visto brevemente che era praticamente piccolino. La Giulia ha fatto un ottimo torneo anche a Roma quando siamo andati giù a fare la Coppa delle Regioni. Giocatrice si sta facendo conoscere molto nel circuito italiano, che è già conosciuta anche in, in FIDART, nella FIGEST. La partita è partita con Asia, okay, che parte con un 135, così. 135 dell'Asia. 20 per la Giulia. Mica male, 78. 78, sì sì. Abbiamo visto prima due gare di semifinali, perché la finale del maschile dopo sarà tra Michele Turetta, quindi ancora Rambla Steel, e Nicola Giovannini. È stata una partita. Ho sentito Michele prima, mi ha detto che ha stampato 11 frecce fantastiche. No, no, ma nella partita di semifinale abbiamo visto un 124, un 104, un 88 chiuso il Bull. Cioè, una semifinale pazzesca. E Turetta ha vinto 5-4 contro Nibenno, un partitone. Ancora Asia qui, tanto siamo persi 60 prima da segnare. 95 di Asia Marini. Non è partita male, eh. 57 per la Giulia, ancora 57 mi sa. Sì, sì, sì. 171? No, 95. È ingannevole, siamo un po' lontani dalla... No, più che altro era molto vicino alla tripla, sinceramente. Sta martellando l'Asia su 19. Rimane a 119 dopo 12 frecce tirate. Asia che è giovanissima, sì, ancora, eppure ormai nel circuito ha tanti tanti anni. A livello italiano 12 frecce tirate, 119 resta, anche il maschile potrebbe dire la sua, l'Asia, eh. Ah beh, attenzione, vediamo se lo chiude. No, perché non ha preso la tripla, l'ha presa forse con l'ultima. No, 59, rimane a 60 dopo 15. Giulia è fuori dalla zona, dice Kaut. Sfida questa. Infatti per Giulia 140 per mamma Giulia. Mia, bellissimo lag, primo lag delle ragazze. 40 con la prima, 10 fuori con la seconda e poi scappa via. Allora vediamo se Giulia porta via il leg ad Asia. Double top. Appena alta, brutta questa freccia, difficile che ci passi sotto, infatti. Se poi te che sei anche bravo dal punto di vista tecnico, si è proprio messa in una posizione tale questa freccia che era quasi impossibile metterla sotto. Tanto Asia chiude al doppio 5, 1-0. Per Asia Marini, leg chiuso in 20, che è un bel giocare. Primo leg finale, 20 frecce. E Giulia parte con un 41, anche perché comunque... Sempre Asia su 19. Sì, ricordiamo che io l'ho vista quando giocavo ancora con i miei ex compagni del Pascià, che se ci stanno ascoltando, saluti i ragazzi. Io mi ricordo, Samu, una partita, una finale di una gara ufficiale del Friuli di diversi anni fa. Qui giocò con Talita Biagetti in un derby tutto umbro, e era lo spettacolo in quella partita. Guarda qua, 133. Talita, che oggi non è stata presente nel torneo, come anche non c'è stata presente Aurora Focchesato, che esatto, ci sta, insomma. Ha ottenuto un risultato la settimana scorsa per qualificarsi all'Exide. No, e poi soprattutto una ragazza che ha 16 anni, anche impegni di scuola e quant'altro, quindi è anche giusto che non si dedichi alla cosa principale. Qualche rinuncia la deve avere Aurora, esatto, per dare priorità a quello che sta seguendo, il sogno che sta seguendo. Speriamo di vederla anche fra 10 anni Aurora in padana. Soprattutto siamo molto contenti perché ha ottenuto un risultato storico per le freccette italiane, ossia la qualificazione al mondiale VDF Under 18, che si giocherà a Lakeside, crediamo, in aprile. Ovviamente VDF come sempre, tanto questa qui è un'altra grande visita. 136 di Asia, rimane a 90 dopo 12 nel power scoring. È impressionante Asia. Impressionante veramente Asia questa sera, giocare una finale così. Leg in 20 la prima, vediamo se dopo riusciamo anche a recuperare un pochino gli average. Intanto qui Giulia
in maniera saggia scende su 19 e fa 57. Insomma, in un leg come questo di assestamento è una visita che ci può anche stare. 90 adesso. Partita del Bull. Bull secondo me, vero? Sì, 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 senza secondo te. 18, 72, 56 e rimane a 40. Perfette. Bellissime frecce per Asia. Diciamo che con 250 punti di vantaggio si è, ha fatto forse anche la giocata giusta. 57 per Giulia. Sì, sì, Giulia. Ci sta. Anche perché la finale è lunga, 5 su 9, quindi veramente può succedere di tutto. Sì. Bassa. Scappa sul doppio 5, sì. E non so quanto contenta possa essere Asia di questa freccia, perché il doppio 15 è sempre un po' ostico da chiudere. E Giulia comunque pian pianino arriva. Altro 57. Altre 6 frecce per chiudere comunque Asia, eh. Va il doppio 15 diretto. Non c'è con la prima, non c'è con la seconda. Io qua splitterei addirittura, pensa a te. Ma invece chiude. Si sposta verso sinistra di quasi un metro e la mette. Brava. Bravissima. E leg in 21, 20 e 21, eh. Parliamo di una ragazzina che non supera i 20 anni, giusto Jacopo? Sì, ancora molto giovane. Ma che... partita ancora con 95, eh? Eh sì. Il settore 19 lo sta spaccando l'Asia. Arriva, Giulia, eh sì, però, 133. La risposta di Giulia fantastica con questo 133. Si è messo un leg prima di assestamento, adesso è ricominciata a cannone qui Giulia. 57 per Asia. Movimento femminile che comunque sta raccogliendo delle ottime soddisfazioni a livello italiano. Anche oggi mancava Samantha Piccolo, che ha partecipato anche ad Assen. Pensa, non so se hai seguito, tanto qui ha fatto un 26 ed è quasi la notizia Asia. Ha perso al Wimau al secondo turno a fase di eliminazione diretta, quindi nelle migliori 32 del mondo, e ha perso contro Bo Greaves. Tanto 133 ancora di Giulia. E qui si sta portando avanti abbastanza bene Giulia, ma Asia risponde perché fa un 57 con la prima, un 19, 79, sì, sì, 79, sì, sì. Infatti rimane un po' indietro ancora. Bene Giulia, bene qui. 39 dovrebbe essere, sì. Entra in zona di checkout, però si lascia una chiusura non comoda. Asia dovrebbe aver fatto 60, 40, scusate, sale sopra e fa un centone ed entra in zona di checkout 144. Eh sì, infatti sale, l'ultima scende, però 59, rimane a 80, quindi una potenziale chiusura anche in due frecce. Non chiude 144 Asia, e allora scende, fa un 42, credo, sì, perché era un triplo. Quella prima, 60 con la prima, doppio 10, attenzione, importante, doppio 10, non entra la prima, la seconda è dentro! C'è la terza, fantastico, leg per Giulia, che si riporta in partita con 18 frecce, Jacopo, per Giulia. 20, 21, 18. Fa il miglior leg di questo. Allora, finora nelle nostre dirette il leg peggiore che abbiamo mostrato è stato una 22. E poi dico che il movimento italiano è un po' scarso. Siamo bravi a scegliere le dirette, però, Jacopo. Infatti, chi è che le ha scelte secondo te? Jacopo. Beh, qua sono state brave loro ad arrivarci, perché bravo, comunque è una finale. Quindi... Hai un buon occhio tu, come il famoso Josh Rock. Beh, sì. Che tu 2 anni fa mi hai detto, Samu, tieni d'occhio quel ragazzino là. Stiamo parlando di un ragazzino che ha stappato 9 frecce un mese fa. Van Gerwen, fa, che al mondiale ha esordito al mondiale in maniera abbastanza positiva. Un 93 di media, mi sembra, ho letto l'altro giorno. Hai visto, Samu? Perfetto, perché le finali qui finiranno attorno alle 8:30 e alle 9 ci si guarda sulla Zon col commento di Giurdo e gli altri della Ciurma il mondiale. Il nostro caro amico Giordano Reale, che con tutto rispetto sta facendo un percorso fantastico, ma segue anche sempre il movimento italiano. Infatti oggi, di cuore. Oggi mi ha chiesto espressamente, intanto qui devo sistemare lo score, quindi dovrebbe essere un 43 per arrivare giusto qui. Ok, quindi 51, 57 e ci siamo, allora il punteggio dovrebbe essere giusto, eccolo qua. Sì, devo sistemare perché ho sbagliato a digitare prima. Tanto qui Giulia scende molto bene, eh. Giulia scende molto bene e ha fatto 135. Manca solo 180 sta partita. Sta giocando in maniera egregia sta ragazzina, 133 mi sembra. La risposta è 95. 95. Io sinceramente adesso non so. Come giocano sta ragazza. Io non so come finirà questa partita. Raramente ricordo un livello così alto una finale femminile. Io ne ho viste parecchie perché a me piace un sacco rimanere fino all'ultimo, anche l'italiano, qualsiasi altro torneo.
A parte qualche triste fatto male, ma veramente. Anche perché diciamo la verità, a livello femminile 96 per Asia. Asia sì, che rimane a 110. Allora, seguiamo questo leg e dopo andiamo a vedere un piccolo ragionamento che volevo fare insieme a te, che so che so, parlare di frecce con te mi piace sempre molto. Tanto 95 qui di Giulia, che rimane 81. 110 c'è la prima. Vediamo se va il bull diretta, no? Doppio 16. Brava! E mancava la chiusura. La fa. Sì, infatti dicevo, mancava la chiusura a tre cifre. Bravissima Asia, bravissima. Sta levando, sta giocando a un livello pazzesco Asia. La velocità delle chiusure. Sta giocando a un livello pazzesco Asia. 20, 21, 21, 18. Mamma mia come sta giocando l'Asia oggi. Anche perché veramente... a livello femminile, tolta Greaves, Sherrock, Ashton, De Graaf, forse che non ha fatto male quest'anno. Basta vedere anche quando giocano le Women's Series, tutto sommato il livello non è troppo lontano da queste partite qui. No, assolutamente, perché anche loro sbagliano le sue belle frecce. Guarda che stiamo parlando della, di due ragazzi qua, la Giulia, che ormai è conosciutissima anche a livello italiano. Guarda che roba. Stiamo parlando che partono a 133-95 come se non ci fosse un problema. Cioè l'Asia adesso ha fatto un 79, mi sembra. No, 117. Cioè, stiamo veramente assistendo un... Ma è... spaccando la tripla. Guarda che roba, incredibile. Ancora un altro 79 qui. Molto spesso si dice una tripla al giro, in questo caso qui è proprio eloquente, perché guardate, ancora 79. Per me veramente questa è una partita, si stanno divertendo anche le ragazze a giocare questa partita, secondo me, perché veramente sì, è rimasta molta gente a guardare la partita in un evento, questo qui è la Ghirada di Treviso, riuscito alla perfezione direi, anche perché come tempistiche, nonostante 270 giocatori e giocatrici, siamo perfetti. Io posso dirti che secondo me l'Asia si è migliorata molto nella contistica, perché io la conosco da anni, peccava tanto nella contistica, anche adesso è rimasta a 192, ha preso 25 per rimanere a 167, veramente brava l'Asia. 85? No, 55 sì, 55, rimane a 132. 167? Non può più chiuderlo. 57 rimane a 110, la stessa chiusura che ha chiuso prima, 132, si parte dal bull. Dovrebbe essere un 1 o un 20. Non può più chiuderla, infatti scende, fa 3. E poi un triplo 5, un po' pasticciato Giulia qui. Fate 19. 110, Marini. Non c'è la tripla, 90, vediamo se fa il bull. È un 25, poi rimane lì. Forse un po' esagerato in questo caso. Dovrebbe essere 53, credo. Ha provato il doppio bull per rimanere a 40. No, 51, rimane comunque a 59. E Giulia questo 113 lo deve mettere. Triplo 18. Secondo me gli è scivolato. Sì. Che non ha proprio senso una giocata nel settore basso. Peccato. Infatti chiede anche il conteggio. Proprio secondo me una freccia che gli è scivolata. E poi scivola anche questa freccia. Giulia che... si asciuga la mano. Palesemente scivolata la freccia di... Ha un po' abbassato le medie in queste frecce. Attenzione, 59. Ma anche qui Asia un po' di tensione, però alla fine rimane a 32. Giulia su 83. 17 c'è, 16 per il bull. C'è il 16, vediamo se bull. C'è il colino rosso, come dice il nostro amico Giordano. Prende fiato. Importante questa freccia. 20. Alta, 20 sì, dovrebbe essere 53 fatti. 30 resta. 30 resta, 32 per andare 4-1. E c'è. C'è con la prima. E c'è. 25 per Asia. Sì. Impeccabile davvero. 4-1, tiene le frecce, è un po' come nel tennis, c'è solamente un break di distanza, pur essendo 3 punti, leg di differenza. Giulia, parte bene Giulia che fa un 133 in partenza. Giulia, non sente minimamente la posso dirti colpo. Magari perde questa partita 5-1, non lo so, vedremo adesso nei prossimi minuti. Non ha niente da riproverarsi in questa finale. Assolutamente no, assolutamente no. Perché Giulia la conosciamo, una giocata, pare questo. Così, con nonchalance. Gioca male le prime due e poi si registra al 60, che secondo me potrebbe anche un po' variare verso il 60, perché lo conosco. Il 60 lo spacca bene come sta spaccando il 19. Mi sa che adesso va alto, vedi? Eh sì, ha fatto qui un... mi sono un attimo perso nei conti, 57, perfetto, e 39 di Giulia. Abbiamo anche un po' di commenti qui.
pubblico diviso, c'è Talita che è, tra l'altro, scritto dai Asia, Sara Fuconetti dai Giulia, quindi diciamo che c'è abbastanza competizione anche nella gente che sta seguendo da casa questa partita. 57 di Giulia, 114 in diretta, domenica prima di Natale, che Natale casca di domenica quest'anno, non è niente male, eh. Salutiamo anche il nostro amico Luca Marangon che sta seguendo la diretta. Giulia, attenzione, dovrebbe essere un 22 credo finora, 19-3. Sale 27, eh sì, ho visto bene. Quella pecca di Giulia un attimo in questa partita è che appena sta arrivando in zona di checkout la mano... Non sta tremando la mano, perché è sbagliato dire che sta tremando, però non riesce a mantenere la media di triple che ha avuto in precedenza nel power scoring. Ma adesso si sta aggiustando come 19, 20, 44. Sbaglia l'ultima a fare un 44, però sempre in zona checkout, Asia fuori dalla zona checkout, vediamo come si comporta adesso, 19-19. Non ci entra. 57 punti, non entra in checkout, Giulia altre 6 fece per... Per me era un bull questo, sai. Era un bull che gli ho scappato via. Dovrebbe essere un 54. Poi scappa via male l'ultima. Proprio scappata via sta freccia. Era sul 20. Magari ha provato la doppia da 20. Chi lo sa. Può essere, sì. Può essere, sì, sì, sì. Asia 59. 80. 20 con la prima. 20 con la seconda. Per restare nel match e accorciare le distanze. Ha messo il puntino sulla I di Wimau. Attenzione che questa per il match. Sai che è dentro forse? 80 fatti per il match con un, con un Shanghai. Mamma mia! Asia Marini ha scritto veramente una partita eccezionale. Niente da dire. Ha giocato tutta la partita di La faccia di Giulia permette di fare un Shanghai 120. La faccia di Giulia è stata come per dire, beh, cosa posso fare di più? Cosa posso fare? Bravissima Asia, bravissima anche. Allora, vediamo se ci sono le statistiche qui, perché vorrei vederlo. Vediamo se ci sono qua sull'applicazione che usiamo, non credo, sai, purtroppo. Diciamo che non ha sbagliato niente. È stata veramente una partita eccezionale, non si può, non riusciamo a dire le statistiche, vabbè, poco male. Mi sarebbe piaciuto però come average, per me, considerando che ha chiuso una media di leg vinti di 22 sopra i 70. Cosa dice? Mi riprometto di calcolarmi a casa, però secondo me se non è sopra i 70 è sotto di poco. No, è la media dei leg vinti con le frecce, quindi non è proprio precisa come cosa. E allora, se siamo d'accordo, Samu, qualche minuto, perché ci prepariamo alla finale maschile. Nicola Giovannini e Michele Turetta sono già in pedana. Il tempo di postare la nuova diretta e ci siamo per la finalissima del torneo maschile.